I ricordi del passato sono spesso delle erbacce da sradicare, dei semi da rimuovere prima che intacchino il giardino del presente, rendendolo quindi arido, secco e poco fertile alle bellezze da coltivare, raccogliere e assaporare del futuro. Così Master Gardener, il nuovo film di Paul Schrader, va a concludere un'ipotetica trilogia dove il passato dei protagonisti non è più terra straniera, bensì un terreno da livellare e appiattire, eliminando quindi i rimasugli parassitari di errori commessi nell'illusione di un futuro florido. Cambia quindi la professione, ma l'essenza del protagonista di Master Gardener rimane analoga a quella dei suoi precedenti in First Reformed e il collezionista di carte. Sono infatti uomini in bilico tra l'incubo di ieri e il sogno di domani, bloccati in un limbo che solo l'incontro con le proprie controparti giovanili portatori di sogni e speranze permettono loro di sbloccare e scendere a patti con se stessi, così da accettarsi e rinascere, ma soprattutto perdonarsi. Narvel Roth è il meticoloso orticoltore di Gracewood Gardens. La sua devozione per i terreni della bella e storica dimora è pari al tentativo di compiacere la sua datrice di lavoro, ovvero la ricca vedova Mrs. Norma Haverhill. Quando però la donna gli chiede di assumere la sua capricciosa e inquieta pronipote Maya come apprendista, il caos entra nella spartana esistenza di Narvel. È quindi un canovaccio di esistenze ben delineate ma pronte a mutare sulla forza degli ambienti in cui vengono situate, quello redatto da Paul Schrader. Un punto di partenza questo che prende vita per poi diramarsi in innumerevoli versioni dalla forza esercitata da una sceneggiatura come quella di Taxi Driver. Travis Brinkle, infatti animale notturno, uomo fragile e frantumato dai colpi inflitti dal proprio passato, si fa pertanto padre putativo insieme calco esistenziale dei personaggi interpretati da Ethan Hawke, Oscar Isaac e adesso al Narvel Roth di Joel Edgerton. Cambia quindi la progressione e l'ambiente che li circonda, ma i tre sono legati da un filo rosso che li unisce e li collega. Analogie psicologiche, errori commessi in gioventù, ricerche costanti di una rivalsa personale nell'ordinarietà di vite umili e silenziose. Sono questi i nutrienti vitali che passano da un medesimo cordone ombelicale per creare una triade umana, nata e cresciuta con la forza della scrittura e ora resa reale anche dalla regia di Schrader. Il maestro giardiniere di Joel Edgerton vive poi come i suoi fratelli cinematografici tra le mura di una stanza minimale e conduce un'esistenza senza fronzoli lontano dai guai. Gli appunti del suo lavoro diventano quindi per l'uomo linguaggio in codice di parole mai dette, ricordi mai superati, pensieri e atti indicibili. Un gioco dalla sostituzione compiuto attraverso la descrizione enciclopedica di fiori e piante, sulla scorta del terrore ancestrale che solo traducendoli in inchiostro i fantasmi del proprio passato possano far ritorno, investendolo di nuovo e abbattendolo per terra. Basta poi un incontro improvviso con la ventenne Maya che l'uomo si ritrova rigettato tra le profondità dei ricordi, per affrontare quindi il suo passato ed elevarsi a vendicatore e salvatore altrui e di se stesso. Portatrice di segreti e custode di capricci e infanzie sofferte, quello di Maya è poi un nome parlante. In esso vive infatti il rimando mitico a quel velo che tutto disvela e mostra, ponendo adesso Narvel su un cammino tracciato dalle colpe del passato intarsiato di colore, che è lo stesso che fa brillare le sue amate piante. Fissa, glaciale, frontale. La macchina da presa di Paul Schrader è uno sguardo impassibile, un occhio non più limitato a spiare, bensì libero di osservare, seguire e annotare punto dopo punto la caduta e il processo di rivalsa compiuto dal suo protagonista. Limitata a pochi movimenti per lo più nelle vesti di carrellate e panoramiche, la sua cinepresa è poi una voce silenziosa, nonché un evidenziatore che sottolinea con la forza della propria lente gli umori che si vivono e i pensieri che si tacciono. Grazie a un sapiente gioco di montaggio, Schrader poi esplicita i passaggi fondamentali del processo di redenzione e di relazione interpersonale intrapresi dai suoi personaggi, e così la nascita, il blocco e la ripresa del rapporto tra Narvel e Maya, più che a parole, trova il proprio sostegno sia nella forza di inquadrature così ampie da unire i due, sia nelle riprese abbastanza ristrette da impedire a entrambi di condividere la medesima cornice cinematografica, allontanandoli quindi sia mentalmente che fisicamente. Il sonno della ragione genera così non più mostri, bensì fiori colorati e malerbe da estirpare. In un giardino della vita da curare, annaffiare, amare, difendere dall'attacco delle intemperie sospinte da urla provenienti da un passato lontano e da piogge di sangue pronte a rivestire di colpe e vendetta corpi inermi. Il tutto poi investito da aliti di ottimismo in una serra della vita posizionata alle pendici di una mente oscura pronta a essere illuminata per germogliare e rinascere, proprio come i fiori tranciati e destinati a rifiorire più forti che mai. E voi che ne pensate? Avete amato il maestro giardiniere di Paul Schrader? Fatecelo sapere nei commenti!